Stefani, titolare del locale, nonché sommelier. Benvenuti a Storia d'Amore, il nostro ristorante. Il nome vi potrà sembrare sicuramente particolare, come la maggior parte delle persone, ma io e Davide, che abbiamo chiamato Storia d'Amore, c'è la motivazione proprio la nostra passione per il nostro lavoro. Senza passione qualsiasi amore fugge, per cui l'abbiamo chiamato Storie d'Amore, anche perché dentro un ristorante le storie d'amore nascono, si evolvono. In più ho avuto l'ispirazione di una canzone bellissima di Gino Paoli che si intitola Una lunga storia d'amore, e anche questo ha fatto scattare qualcosa nella mia testa. La nostra storia comincia ancora tanti anni fa, quando Davide Filippetto, che è lo chef, lavorava da me in un altro locale che avevo a Vigonza, ha lavorato 8 anni per me, nei quali ci siamo conosciuti e abbiamo fatto crescere molto il locale. Dopodiché lui ha intrapreso altre strade, ha lavorato a Brescia, poi ha lavorato a Badoera in un altro locale, ha fatto altre esperienze. Poi ci siamo rincontrati, forse era il fatto, il destino che ha voluto così, siamo rincontrati e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Sicuramente difficile, in salita, ma con molta volontà e con molta passione. La cucina che facciamo noi è una cucina sicuramente classica, però in chiave moderna. Ecco, Davide ci mette sicuramente un pizzico della sua esperienza per rivisitare dei piatti che la tradizione forse possiamo dire ha dimenticato oggi, non so, i tagliolini fatti con i durelli, i fegatini, il cuore e le creste, potrebbero essere le trippe, non so, il gran bollito di fassona piemontese, ecco, sicuramente piatti della tradizione, piatti che a volte sorrido quando li racconto a qualche ragazzino e non sa cosa sono i durelli piuttosto che i fegatini. Ecco, oltre a questo sicuramente trattiamo il pesce, pesce di grande qualità a nostro avviso, dal pesce crudo, l'astice crudo, sicuramente che è piacevolissimo, una bella consistenza. Oltre ai piatti che ho appena citato, sicuramente della tradizione, Davide si diverte a fare, non so, i gnocchi di patate, con pochissima farina che li renderebbe amari in faccia, di una mousse di mortadella del Presidio Slow Food su una crema di scampi, la consistenza dello scampo e il burro acido e 2-3 germogli. Voglio dire, ci sono altre cose che fa anche in chiave moderna. I dolci, la sua passione, un'altra grande passione di Davide sono i dolci, dal cioccotto passion al nocciolandia, che è proprio un divertimento di nocciola. Ecco, invece per quanto riguarda i vini, sicuramente io seguo il territorio per quanto riguarda i Colli Ugani, sono molto apprezzati, mi piace moltissimo la zona del Soave, trovo che la Garganega sia un vitigno veramente che ha una longevità incredibile. Fino a un po' di anni fa, quando si proponeva a un cliente un Soave un po', non so, di 2-3 anni, già ci guardava male. Adesso trovarne di vecchi, belli, con questa grande mineralità, anche perché lì proprio il terreno, la morfologia del terreno nella zona del Soave cambia ogni 200 metri, dalla vulcanica all'argillosa e così via. Ecco, mi diverto proprio a ricercare ad assaggiare queste cose che sono, queste tipologie di vino che sono nel nostro territorio e di presentarle al cliente come scoop, come questa piccola cantina che magari non si conosceva. Le bollicine hanno il loro fascino, sono stato a Rennes, sono stato in Francia, ho avuto modo di vedere come viene prodotto lo champagne e di assaggiare proprio in loco delle grandissime bollicine, da Chasson a tante altre che non sto a citare. Sono un appassionato di champagne, lo propongo, sono anche qui un ricercatore sicuramente, non sono mai sazio di alzarmi il giovedì e andare a seguire qualche degustazione per arricchire il mio bagaglio personale. Ecco, noi facciamo sicuramente una ristorazione, cerchiamo di fare una ristorazione a un livello medio-alto, del servizio spero curato alla cucina di Davide, che ha una bellissima mano nel piatto, una bella presentazione. Ciò non toglie che facciamo anche tantissimi banchetti da comunioni, cresime, anche perché forse
il nome si presta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, sarà un piacere ospitarvi nel nostro locale, troverete sempre un sorriso e un'attenzione, questo lo dico perché ci tengo, se passate a Storie d'Amore, suonate il campanello, sarete accolti con grande piacere.